Amici di NBA24, buongiorno, ben ritrovati. È un piacere ritrovare una nostra vecchia conoscenza, Federico Buffa, e un nostro nuovo amico, Giancarlo Garraffa, presidente dell'associazione Charlatans Basket Napoli, che nella giornata di ieri ha dato il via a una bellissima iniziativa per riportare il basket in questa città alla portata di tutti. E vorrei partire proprio da lui affinché ci spiegasse tutto ciò che questa iniziativa comporta, come è nata e a cosa punta. Questa iniziativa è un'iniziativa che portiamo avanti noi, Charlatans Basket Napoli, assieme a Dare Futuro, la Onlus, e insieme stiamo facendo questo tentativo di, con la collaborazione del Comune di Napoli, di installare questi canestri nella città, canestri molto resistenti, tutti in acciaio, con la speranza che possano avere una durata, per dare la possibilità ai ragazzi di ricominciare a giocare, appassionarsi, di poter fare dello sport all'aria aperta, gratuitamente, totalmente libero, e di poter anche i meno giovani poter riscoprire il desiderio, la voglia di, con un figlio, con un nipote, di andare, di togliere un po' di polvere alle cartilagini e andare di nuovo a riscoprire la passione verso la pallacanestro. In questo momento è un po' stupita, però noi siamo molto ottimisti, e siccome è una città che ha una storia, una tradizione molto datata e importante, speriamo che attraverso questa iniziativa si possa risvegliare un po' e rimettere in moto la macchina. La nostra gioia è stata ieri all'inaugurazione dei primi canestri vedere subito tanti bambini, tanti ragazzi avere con grande entusiasmo, immediatamente ripreso un pallone in mano e essersi rimessi in moto con amore verso questo sport. Federico, noi in questo caso ovviamente si parla di playground, di basket da strada, di quelli che gli americani chiamerebbero pickup games. Tu che hai avuto la fortuna e l'opportunità di girare gli Stati Uniti e anche il mondo alla scoperta di questa realtà, quali possono essere le differenze a livello, tra virgolette, culturale che tra la pallacanestro da strada negli Stati Uniti e quella che c'è qui in Italia? Ci mangiavamo la pizza, andavamo da Ettore di fronte. Bisognerebbe fare un viaggio all'indietro, all'origine del gioco. Però è diventato impossibile andare, cioè, là. Una questione di educazione fisica che lo inventa. Deve trovare per forza un gioco indoor che batte i rigori invernali del nord-est. Fa 4-5 contadini, quindi gli entra questo gioco con i ceschini in testa. Su a 10 piedi. Dopo che hai votato questo gioco, l'origine del gioco è legata al college, cioè alle scuole, si gioca nelle scuole al... e che sarà tutti i cosiddetti inner city kids, tutti i neri che arriveranno al gioco e non lo potranno giocare. Esattamente quello che è successo con la Sicilia. Il calcio viene importato dagli inglesi per i bianchi, i brasiliani, i neri si mettono a bordo strada a guardarlo e dicono: guardate che noi possiamo giocare a questo gioco. La stessa cosa che succede con il basket, è un periodo abbastanza comparabile. Si mettono lì a dire: questo è il nostro gioco, ma dove dobbiamo giocare? Gli inner city kids, cioè i giocatori della città, devono trovare dei luoghi alternativi e nascono i campi all'aperto. Il campo all'aperto diventa il luogo di espressione primaria di un gioco, perché i neri, che a breve si impadroneranno fisicamente del gioco, lo possono giocare soltanto lì. Quindi, a differenza di tutti gli altri grandi sport, il basket ha avuto subito una doppia origine, perché quando i neri hanno cominciato a giocare non potevano giocare soltanto lì. Quindi questo dà al cosiddetto black ball, cioè il gioco sull'asfalto, una novità originaria straordinaria che non si è mai perduta. E quindi esiste lo street basketball originariamente, ci sono tanti giocatori che giocano solo lo street basketball, in molte occasioni hanno sfidato i miliardari: venite a giocare da noi sulla strada e vediamo se giocate qua chi è più forte, voi o noi. Ultimamente a Rakia, il più famoso dei campi del mondo, per fare giocare i giocatori dell'NBA hanno dovuto mettere giù il parquet, perché sennò le assicurazioni probabilmente adesso non pagano più l'infortunio se dovesse succedere qualcosa, e questo è, secondo me, è la fine
il basket di strada. Ma al di là di questo, il gioco ha una novità di strada tutta sua. Siccome questa città, per quella che ho visto io, è l'unica città d'Italia dove si gioca a calcio ancora per la strada, nel resto d'Italia, almeno a nord, nessuno gioca più a calcio per la strada. Mentre io mi ricordo davanti al Teatro San Carlo una partita anche a tutti gli effetti 6 contro 6 giocata con il tempo. Allora se c'è una città che è adatta a uno smoothie dallo sport su e coperto allo sport per la strada, credo sia come diceva Giancarlo, questa città è una città di basket, ma se negli ultimi 30 anni ha proprio un solo giocatore di grande livello nazionale che è sbaragli, evidentemente c'è qualche cosa che non funziona. Vuol dire che in questa città non si cresce cestisticamente il tipo di modo di giocare senza limite. Una partita al pick up game, lo chiama Vetu, può durare 6-7 giorni, e anche un calcio di rigore alla Soriano, anche 45 giorni, non è un problema. E questo è fondamentale, si deve giocare per diventare un giocatore. E tante volte la parte istintiva del gioco è quella che ti aiuterà di più quando proveranno a insegnartelo, credo che sia una necessità per vedere, primo, della gente che vuoi che gioca, secondo, vedere se c'è qualcuno che può giocare. Senti, e secondo te, indipendentemente dallo sport che può essere il basket o il calcio, esiste una realtà tra virgolette comparabile a quella che può essere un playground americano qui in Italia, ad esempio posso dirti vecchi oratori di qualche anno fa? Allora, quando si va negli Stati Uniti, faccio un esempio in un altro contesto, mi ricordo che tanti anni fa quando facevo l'avvocato venne in Italia un giocatore che dovevo seguire io contrattualmente, George Singleton, che venne a giocare in Spagna all'inizio, venendo dall'università e poi venne in Italia a giocare per Cremona. E mi ricordo che Singleton vide un video di Jovanotto che rappava e mi disse molto preoccupato: ma questo è un rapper? E dico: sì George, è un rapper. E la risposta fu: but this guy will get killed on the streets in New York. Ma questo qua lo ammazzerebbero per strada a New York. E ho detto: no, ma vedi, i nostri rapper, almeno all'epoca, non so come i vostri rapper. I nostri rapper sono dei cantanti, non c'è tutta l'aggressività che avete voi. E lui diede il segno di sollievo: vabbè, allora sì, no, perché non è che lo mandate a New York. Ecco, questo è il concetto. Sulla strada negli Stati Uniti è un confronto fisico continuo. Ogni cosa è fatta per prevalere sugli altri. Quando sentite il rap di adesso dovete pensare che l'origine, perché Muhammad Ali, poeta in rima. La rima è la base della storia degli afroamericani dal punto di vista dialettico. L'origine, se volete, è più semplice, sono i mama jokes, cioè le tensioni dove insulti la madre dell'avversario. Quindi, your mama is so big and helicopter che lei non è. Pure tua madre è tanto grande che ci può anche atterrare nel corpo. Tutto è un confronto fisico. Quando giochi per la strada non puoi tirare da fuori. Sono femminiello, si chiede da fuori. Tu devi andare al ferro dove ti stanno aspettando e devi salire e giocartela fisicamente nell'ultimo metro. Se tiri da fuori, questo non è il gioco duro, non è il gioco duro. Quindi il playground dell'oratorio italiano secondo me non rappresenta tutta questa aggressività, perché la cultura giovanile italiana non è così aggressiva, la loro cultura di strada è estremamente aggressiva. Quindi lo giocano diversamente. In più, non essendo uno sport di strada con regole pure, è molto violento. E quindi per questo è il motivo per cui tanti giocatori di alto livello hanno voglia di andare a far vedere la loro negativa, ma hanno anche un po' paura perché non sarebbero protetti come sarebbero protetti in un altro contesto. Però diciamo c'è comunque questa stretta correlazione tra la strada e l'NBA, perché molti giocatori di alto livello, anche attuale, comunque arrivano da lì, nascono da lì. Non è una cosa di cui possono mettere, devono aver giocato un po' per strada, perché per strada fai la cultura della fisicità. Però ti faccio un esempio, pensa a tutti i giocatori invece che c'è un giocatore che non lo ha fatto perché è cresciuto in Europa, che è Kobe Bryant ha cercato tutta la sua carriera di recuperare quella parte lì, ha provato a far vedere che lui è, ma non lo è, non è cresciuto in quella cultura, è molto più elegante da certo punto di vista, invece è uno strano problema molto tecnico ma senza la base nera
acquistare. Questo secondo me è un'occasione, i giocatori che gli hanno giocato contro hanno provato a provocarlo. Sì, però non è e secondo te è anche questo l'aspetto che spinge molti di loro in estate a tornare nei luoghi dove sono nati cestisticamente per ribadire la loro tra virgolette superiorità? Il fatto di testosterone lo devi fare, non è che lo vuoi fare, lo devi fare, soltanto che adesso tendono a giocare tra di loro per evitare troppo la fisicità dello sconosciuto che c'è di fronte. Però io penso che le leggende dei giocatori di playground sono prevalentemente legate agli anni 60-70, quando era una tradizione orale, adesso se c'è un giocatore di storia fa cosa di livello si fa più male, mentre allora no, e quindi era il tam tam che faceva parlare di un giocatore. Io penso che il momento più alto sia stato a New York tra gli anni, tra metà degli anni 60 e inizio degli anni 70, dove addirittura i giocatori c'erano i murales di allora con scritto "Visto Fly Williams giocare", cioè era la strada che parlava di se stessa attraverso il mondo. E parlando proprio di questo, tu avrai sentito certamente